ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi filmo due video e necessariamente devo filmare quest'altro video. Ne approfitto perché davvero la situazione ci sta sfuggendo di mano. Queste due bustone non sono piene di roba acquistata, ma di roba terminata che accumulo da mesi e mesi, già dal titolo avrete letto. Prodotti finiti, top o flop, li ricompro oppure no? Ecco, c'è un sacco di roba della quale vi voglio parlare, quindi iniziamo. Iniziamo dalla cura del corpo in generale, capelli, viso. Ho terminato il Damage Care Hair Shampoo, 50 grammi shampoo ristrutturante della Pure Derm, me l'hanno inviato loro e ragazze, veramente, questo shampoo, ve l'ho anche detto, l'ho messo anche in uno dei preferiti, è un prodotto che mi dà lo stesso effetto di shampoo riparatore come quello che utilizzo quando vado dalla mia parrucchiera. Lo adoro e lo ricomprerò, infatti devo fare l'ordine Pure Derm. Se vi interessa però ho anche un codice sconto per voi, basta aggiungere accanto all'indirizzo della vostra spedizione Nika, tra parentesi, se vi può servire, vi dà una percentuale di sconto che comunque non è poca, perché di solito mi danno il 10%, loro invece mi danno qualcosina di più per voi come sconto e spero che possiate utilizzarlo. Comunque trovate tutto giù nell'info box. Ho utilizzato anche l'altra, l'ho buttata perché ho utilizzato quella lì al riso, che è pure ottima, la faccina del buon umore, questa qui al cetriolo. Ragazze, un odore incredibile, mi è piaciuta tantissimo e l'effetto è veramente veramente buono, perché mi piace tanto questo effetto della maschera, che oltretutto è un tipo di maschera che è perfetta come maschera dopo sole. Il prezzo è bassissimo, la qualità è ottima, quindi ragazze, fiondatevi sui prodotti Pure Derm, non perché io abbia in passato collaborato con loro, ma credetemi, ne vale la pena. Terminata e distrutta alla fine da Nico Skin Evolution Foundation Medium Beige 108, ve l'ho mostrato proprio nel video precedente dei fondotinta. Io avevo il tubetto vuoto per fortuna da parte e Nico ha ben pensato di dargli il colpo di grazia. È un fondotinta del quale vi ho fatto la recensione, vi lascio con il pallino della i di informazione qui in alto se vi interessa andarlo a vedere. Un fondotinta molto coprente, adesso non c'è più con questo pack, lo hanno cambiato, ma comunque di base è molto simile a questo qui. È un fondotinta che ho sempre ricomprato, che può diventare full coverage, potete utilizzare per uniformare l'incarnato. Sicuramente è una formulazione secca, ma non è mattificante, quindi per me che ho la pelle secca va benissimo, infatti l'ho ricomprato, è uno di quei prodotti che comunque continuerò a ricomprare. Acqua micellare tutto in uno, questa qui non è quella bifasica a base d'olio che adesso sto utilizzando sempre, che trovo solo da Machiavia, adesso è a metà la boccetta e non so se ritornare a questa perché l'ho vista da OVS, quindi potrei evitare di fare l'ordine dato che non mi serve nulla da Machiavia al momento. Ma è un'acqua micellare ottima, io con l'acqua micellare ho deciso di abbandonare totalmente le salviette struccanti. Ho provato le salviette sempre Garnier, che sono bianche che richiamano anche questo tappuccino rosa qui, che sono anche quelle imbevute in acqua micellare. Sono molto delicate, rimuovono bene, però preferisco ormai il batuffolo o il cotone proprio e l'acqua micellare per struccarmi. Quest'acqua micellare mi è piaciuta tantissimo, va benissimo, ma mi sono innamorata di quella di bifasica, quindi questa non l'ho più ricomprata, non perché non volessi, ma perché mi è piaciuta a parità di prezzo quella di bifasica con l'olio, la trovo ancora più delicata. Questa qui è in odore, mentre invece quella con olio, quella bifasica, ha un odore di fresco, di bambino neonato, quindi comunque è un prodotto che vi consiglio e che sicuramente ricomprerò. Ho terminato Nail Polish Remover Gentle di Kiko e già ho aperto quello nuovo e sono a metà della nuova boccetta. È l'unico solvente che io utilizzo per togliere le unghie. Dico solvente proprio perché è un solvente senza acetone, quindi è delicato, mi piace, e non danneggia le unghie e ha anche un odore che ovviamente è forte come ogni solvente, ma non è esattamente come quello dell'acetone. È forte, quindi
Non l'ho dorato quella boccioletta. Io lo prendo sempre in sconto, quindi è 1,90, prezzo pieno forse 2,90, ma secondo me è un prodotto valido, dura tanto perché comunque sono 125 ml, meno che voi non togliate lo smalto ogni giorno, vi può durare anche diversi mesi. Io mi ci trovo bene, è un prodotto che già ho comprato almeno 4-5 volte e continuerò a ricomprare. Siccome siamo esseri umani, non si parla solo di make up, ma anche di deodoranti. Allora, ho provato, l'ho comprato 2 volte, il deodorante Nivea Invisible Dry for Black and White Fresh 48 ore. Ecco, questo, siccome io ho la pelle molto molto delicata, non posso utilizzare i deodoranti vaporizzati né quelli liquidi che si spruzzano. Ho bisogno di qualcosa che sia in stick o come questo in gel. L'unico problema è che questo all'inizio mi ha dato un effetto spettacolare, ma poi mi faceva puzzare. O meglio, io non facevo puzza, ma sentivo cattivo odore su di me. E quindi appena ho cambiato deodorante, questa cosa non mi è successa più e ho capito che era lui, e quindi lui non lo ricomprerò assolutamente, anche perché the suspense costa 3,50 euro, se non di più. Voglio dire, e io ora sto utilizzando un deodorante che non so dove sia, probabilmente dentro il borsone della palestra, e dovrei tirarlo fuori dato che lo utilizzo tutti i giorni. Ho terminato, lì ne ho un altro che ho beccato con l'offerta Ziaha, è il Too Faced Makeup Remover con foglie d'olio d'oliva della Ziaha. È uno struccante bifasico pazzesco, incredibile. L'unica pecca di questo prodotto è il prezzo, perché per 120 ml tu paghi quasi 4 euro, io 4,50 euro pago quest'acqua micellare, e questa qui è da 400 ml. Quindi, secondo me, il rapporto qualità-prezzo, come qualità ci siamo, il prezzo è eccessivo per la quantità, quindi più che di qualità-prezzo è quantità-prezzo che io vado a contestare, ma il prodotto è veramente ottimo. Non so se capita anche a voi, quando io mi strucco, quando magari ho applicato molto molto casual, ho tanto mascara, quindi magari un trucco da sera, ma mi succede quasi ogni giorno comunque, basta che io metta il mascara, cioè ogni giorno, quando mi strucco poi rimane sempre all'interno dell'occhio un rimasuglio nero di mascara che poi il giorno dopo mi ritrovo qui all'interno della sacca lacrimale. Non so se mi sono spiegata. Con questo non mi succede mai, con qualsiasi altro struccante che io abbia mai provato, salviette, acqua micellare, mi succede, con questo no, e quindi questo qui veramente, veramente scioglie il trucco e non rimane assolutamente nulla. Ho terminato questa base di Kiko, alla quale non avrei dato un centesimo, ma che non vedo l'ora di ricomprare, la Fast and Shiny. Sono le nuove basi a 4,90 euro con il doppio tappo, quindi questa cosa è fichissima, così lo smalto è protetto, non si rovina. È una base che dà veramente effetto gel, vi giuro, tutte le volte che l'ho utilizzata tutti mi dicevano, tutte le ragazze ovviamente, ma hai fatto il gel, che bello! No, le ho fatte a casa, fantastico! Quindi 4,90 euro, la ricomprerò e devo andare da Kiko a ricomprarla, non so perché l'ultima volta non l'ho comprata, mannaggia a me, ci penso adesso, quindi sicuramente la ricomprerò, ottima! Super bocciata, e qui si unisce a me anche Sara. Abbiamo provato questa matita di Kiko, che era di un'edizione limitata, non ricordo neanche quale, ma credetemi, lì ho iniziato a odiare Kiko. Questa matita Borgogna 03 Everlasting Casual, che si tempera, colore bellissimo, un prugna pieno che sembra quasi nero, adesso non verrà perfettamente bene perché ho struccato la mano che avevo il fondotinta, quindi ancora c'è un po' di residuo di acqua micellare. Questa matita, ragazze, vi fa piangere sangue, non in senso letterale, cioè non in senso figurato, bensì in senso letterale. L'ho provata e mi è venuta un'allergia, ma basta anche un'ora, mi sono venuti fuori tutti i capillari rossi, tutto l'occhio rosso, una cosa incredibile, e pensavo, vabbè, magari ho preso freddo, magari mi è entrata qualcosa dentro l'occhio. Ho riprovato la matita di nuovo. Ne ho parlato con Sara e lì mi ha detto, dai, falla provare a me, sei tu troppo delicata, a me non succederà niente.
Lei mi ha detto che le stava quasi sanguinando l'occhio perché lei l'ha tenuta per un giorno e mezzo di fila riapplicandola e abbiamo intenzione. Sono scomparse dal sito di Kiko perché volevamo scrivere una recensione negativa di queste dimensioni e mi sto rendendo conto nell'ultimo periodo che con diverse matite di Kiko mi sta succedendo questa cosa, ma mai così con una matita nuova ad avere i capillari rossi, fuori, spezzati, ragazze, nella spazzatura. L'ho tenuta soltanto per farvela vedere, ma già mi sento male anche solo a riguardarla. Beh. Per farvi capire da quanto tempo è, e io sono sempre precisa con le mie cose, mia madre mi dice perché non le butti? Perché servono? Per le ragazze glieli devo fare vedere, ma io conservo anche i doppioni della roba, che termino, cioè per farvi capire quanto sono pazza e maniacale. Allora, quando era nuovo, infatti qua c'è scritto nuovo, l'ho preso e l'ho ricomprato e adesso sto finendo la terza boccetta del tonico suave della Garnier che ho sempre preso abbinato all'acqua micellare che vi ho mostrato poc'anzi. Questi due sono tutti con la scritta spagnola perché li prendo su Maquillalia, perché questi qui sono per pelle secca e sensibile. Quello che io trovo in commercio fisicamente, anche da OVS, è quello lì nella boccettina azzurra, che è per tutti i tipi di pelle. Questo qui è specifico per la pelle secca, quindi non trovo questa confezioncino rosa, ma mi piace tantissimo l'odore. Tantissimo l'odore, è fresco, ormai è un odore che mi fa pensare sempre alla sera perché è il tonico che metto sempre dopo che mi strucco, quindi è un tonico che già vi fa capire, qua ho due boccette, lì ho la terza che sto terminando, lo ricomprerò ovviamente sì. Ho terminato questo Batiste Dry Shampoo in Oriental, ragazzi. È veramente un ottimissimissimissimissimo shampoo secco. Mi piace tantissimo l'odore, mi piace tantissimo la performance sui capelli e sicuramente ricomprerò, sicuramente lo ricomprerò, quindi ho trovato un motivo per ricomprare da Maquillalia. Qua c'è Automatic Precision Eyeliner and Kohl 716 nera di Kiko. Cosa dire? Che è la matita nera perfetta, non mi è rimasto nulla, è l'unica matita della quale scavo fino alla fine e me l'hanno tolta dal commercio. Sto provandocelo anche oggi, la sto provando quasi tutti i giorni, quella lì nuova che hanno fatto, che è la 16 nera Ultimate Precision, una cosa del genere. Non c'è più, quindi io vi dico che è la migliore del mondo, ma non c'è più, quindi non ha senso dilungarci. Ragazzi, ma qua ci sono reperti storici. 3-1 Shine, la mia base preferita di Kiko prima che uscissero le nuove duo gel che vi ho fatto vedere, quella lì da 4,90 che è ottima e che ricomprerò, la mitica vecchia 1,90 3-1 Shine, che non c'è più, una base meravigliosa, base top coat che mi dava effetto gel ma costava la metà di quella che hanno messo adesso. Furbi loro e l'hanno tolta. Ottima comunque. Qua c'è Leifu Double Touch Lipstick 104 Malva. Sto anche terminando il secondo e mi hanno detto che fanno abbastanza schifo i nuovi Double Touch Lipstick, quindi non so sinceramente con cosa sostituirli perché davvero, credo che forse le tinte di Wycon, oggi indosso una tinta di Wycon, potrebbero sostituire i Double Touch, però questi erano veramente, non ci sono più. Questo 104 se lo trovate da qualche parte, ragazze, vediamo se riesco, ma no, ma cioè proprio guardate, e io sto andando fortissimo, forse rimane un alone di colore per farvi capire quanto l'ho utilizzato. Ho terminato e sto utilizzando quella nuova, la crema per il viso della Ziaca a base d'olio di oliva. Questo per me è un must have, è la crema più corposa e idratante per la mia pelle che io abbia mai provato. Piace anche a mia madre, infatti la utilizza anche lei. Le ho preso il pottino diverso perché questo era terminato come formato, ma anche lei ci si trova molto bene. Costa 3,75€ su Maquillalia e spesso la potete trovare in combo con lo struccante bifasico verde che vi ho fatto vedere, quindi provatela perché è veramente ottima. Sto entrando nella modalità attila, mi sta cadendo tutto dalle mani. Allora,
ho terminato, io ho ricomprato e sto utilizzando ogni giorno, sempre del set Natural Olive Lip Balm, idratante a base d'olio d'oliva, manco dirlo, della Ziaca. Fa sempre parte della linea del contorno occhi, della crema viso, tutto quello che uso, shampoo, balsamo, bagno, doccia. Sì, ad olio d'oliva ho provato tutto e con il balsamo labbra mi sono trovata molto bene. Ha un applicatore di questo genere, tu lo poggi sulle labbra, squiz, oggi siamo di squiz, ha qualche goccina, c'era prima, non veniva fuori, è trasparentino e alla fine viene fuori proprio una sorta di colorazione verde, come se ci fosse veramente una sostanza d'olio d'oliva all'interno, e in odore non mi dà un effetto appiccicoso, proprio di strato di spessore, come se fosse vasellina, ma veramente buono. Io l'ho ricomprato, non ricordo il prezzo, ma si aggira intorno ai 2 euro e qualcosa, quindi credo che sia un buon burro cacao, anche perché applicandolo più volte al giorno a me è durato tanto e io ho la pelle veramente secca. Quindi ho terminato questa crema della Ziaca, della quale vi ho parlato in uno dei recenti preferiti, vi ho detto che utilizzo sempre, infatti l'ho terminata. Nico, la Sensitive Skin Soothing Day Cream SPF 20, media protezione. È una crema che sicuramente ricomprerò e anche questa si aggiungerà al carrello del prossimo acquisto maquillario, perché già io ho il carrello pieno ancora prima di entrare sul sito, capito? Perché io già so le cose che devo prendere. Questa è una crema che vi consiglio perché, pur non essendo un brand bio, Ziaca è un brand con il quale io personalmente mi trovo bene e mi sento di consigliarvelo. E questo soprattutto è senza siliconi, con olio minerale e anche senza profumi, e in effetti è inodore e mi piace tantissimo anche come crema da giorno, anche da mettere prima di iniziare a truccarsi e mettere il fondotinta. Ho terminato il mio tesori d'oriente Fior di Loto profumo aromatico, un profumo che chiunque sente dice essere veramente buonissimo. Ogni tanto anche i ragazzi mi dicono: hai il fior di loto? Mi stupisce che dei ragazzi sappiano già il nome del profumo. La cosa impressionante è che questa boccettina che io compro a 3,50 euro mi dura più di alcuni profumi che io ho provato in vita mia, costosi, di Bulgari, non dico Armani, però di Bulgari per esempio mi è successo, alcuni di Cavalli, questo mi dura di più. È incredibile, ragazze, è incredibile. E l'odore è veramente forte, speziato, come piace a me, intenso. A me i profumi piacciono che devono essere intensi. Quella cosa che tu senti o non senti non mi piace. Per me il profumo deve essere deciso. E questo sicuramente è deciso. Ho terminato gli ultimi 3 prodotti, sono tutti e 3 prodotti per capelli. Ho terminato purtroppo e non trovo, da qualche parte li ho visti ma non li trovo più, c'erano su Maquillalia ma poi sono scomparsi. Il set di shampoo e balsamo, perché la maschera non la trovo più. Questa qui è la maschera Garnier Ultra Dolce, maschera liscio intenso da risciacquare per capelli lisci o da lisciare al cacao e olio di cocco, ragazze. Allora, l'odore è... cioè io soltanto per questo non la butterei veramente. È rimasto proprio un filino che non mi basta per fare tutta la testa, quindi... mamma mia. L'odore è una droga. Mi è durata tanto, io sempre mi sporco perché proprio ficco il naso, mamma mia, non la trovo più questa qui. Io l'ho comprata all'epoca a 3,50 euro, mi è durata tanti mesi, l'ho fatta provare anche a mia madre, quando la provo i capelli veramente mi fanno profumo di cioccolato, diventano liscissimi e il liscio dura come, anche se il giorno dopo non ritorno con spazzola e phon, mi rimane sempre l'effetto liscio come se avessi passato la piastra, quindi... mamma mia, se la ritrovo questa, e ho visto che hanno fatto anche shampoo e balsamo, ditemi dove ritrovate, vi prego, perché voglio provare tutto il set, tutto quanto, e fare profumo di cioccolato dalla testa ai piedi. C'è anche da chiusa, fa profumo, ragazze. Ho terminato poi quest'altra maschera, Garnier sempre, Fructis Hydralisse 72 ore. Di questa ho provato anche la combo shampoo e balsamo, che ho abbandonato prestissimo perché io ho la cute molto secca. Quindi ogni tanto sembra che io abbia forfora, ma quando sono sotto stress in realtà mi screpola proprio la cute, e quello shampoo accentuava questa cosa. Adesso non ce l'ho più, mi torna soltanto nei periodi di forte stress, ma quello shampoo mi aveva fatto ritornare immediatamente questa reazione, quindi l'ho interrotto e ho levato anche il balsamo.
ho continuato a provare le maschere, perché le maschere io difficilmente le applico sulle radici, le applico da metà della testa fino alle punte, insisto molto sulle punte. Devo dire che l'odore di questa maschera è abbastanza contraddittorio per me, perché è un mix tra medicinale e odore gradevole. Lo so che è una cosa strana quella che vi dico, ma è vero. E questa fragranza rimane anche sui capelli, però sui capelli poi tutto sommato mi piace. Però, mamma mia, non lo so, ha un odore... Comunque, la componente è fitocheratina rinforzata con olio di argan. Diciamo che il profumo dell'olio di argan a me non fa impazzire, ma l'olio di argan non ha profumo di medicinale o di sciroppo per la tosse, è andato a male. Comunque, questa non perché sia terminata, l'ho terminata proprio fino alla fine, non c'è neanche una goccia, perché mi piaceva molto, è vero, l'effetto liscio, forse un pelino più dell'ultra dolce, quella cacao e olio di cocco, ma tra le due, avendo un risultato praticamente identico e avendo quella una profumazione da mangiare rispetto a questa che mi fa venire quasi conati, inutile dire che preferisco quella. E questa mi piace l'effetto, ma non la ricomprerò perché ha un odore per me veramente sgradevole. E quella invece, appena la trovo, soprattutto se voi mi potete dare qualche consiglio, sì, io lancio le cose, quindi per questo sentite rumori. Se potete darmi il consiglio dove trovarle, soprattutto se siete di Catania, vi prego ditemi dove le trovate, perché le sto cercando disperatamente. Ultimo prodotto, abbiamo finito, lanciamo anche le buste. Questa qui vi ho mostrato nel video dei preferiti, poi mi è arrivata, vi ho fatto il video al Machiali, alla maschera della Ziaca, sempre per capelli, una maschera lisciante. Questa qui è al burro di cacao. Questa qui l'ho terminata, anche questa, tutta quanta, e l'ha provata anche mia madre. Mia madre ha un capello trattato, lo colora da tantissimi anni, ma ha dei capelli molto morbidi. Però queste maschere che vi sto mostrando, anche a lei hanno fatto un effetto veramente buono. E su un capello trattato è più difficile che prodotti di questo genere agiscano, se non sono prodotti magari che ti consigliano i parrucchieri. Su un capello non trattato come il mio, magari è un po' più semplice, no? Ma anche lei si è innamorata di questa maschera, di questo odore. Questa qui, siccome l'ho ricomprata ed è quella che ho adesso, la sto utilizzando, e l'effetto sui capelli è veramente come quello dell'olio di cocco, anche come quella della Garnier. Quindi capelli lisci, come se avessi passato la piastra, morbidi, proprio fluttuano, sembra che facciano swish, fantastico. E questa la continuerò a ricomprare perché il rapporto qualità-prezzo è spettacolare. Questo è il formato da 200 ml e lo pago, io l'ho preso in sconto a 2,99, ma sempre meno di 4 euro. E quella lì della Garnier olio di, cioè, olio di cocco e cacao l'ho presa a 3,50 euro, e quella Garnier sui 4 euro, quindi bene o male la fascia di prezzo è quella, ma quella della Garnier verde che fa puzza mai più. Mai più. Ragazze, io non so quanto durerà questo video, perché veramente vi siete rese conto di quanti prodotti ho accumulato? Tantissimi. Però spero che il video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche consiglio utile per acquisti o non acquisti. Fatemi sapere se tra i miei preferiti e i miei prodotti finiti ci sono anche i vostri finiti e preferiti, oppure finiti e odiati. Mi fa sempre piacere poter parlare con voi. Io vi ringrazio di aver visto il video, se siete arrivati fin qua un bel like. Vi mando un enorme bacio, al prossimo video.